festa di San Martino, il santo patrono, perché nel 548 Felice, vescovo di Belluno, che si narra fosse in visita a Ravenna con grande dolore degli occhi, fu fatto sano con l'olio che ardeva nel tempio del Beato Martino, in memoria del quale glorioso santo ordinò che fosse dedicato il tempio maggiore della città a San Martino. Di quell'antico edificio, in cui anche oggi si è svolta la messa solenne, restano solo alcuni frammenti scultorei in pietra, murati sulla facciata della cattedrale. All'interno la pare dell'altar maggiore, dipinta da Pietro Muttoni, che raffigura San Martino non nel classico gesto iconografico del taglio del mantello, ma con ai lati San Lucano e San Francesco, e con ai loro piedi inginocchiato il committente, il canonico Francesco Fulcis, che nel 1672 fece erigere l'altare e che non seppe rinunciare all'onore di esservi effigiato, addirittura indossando una pelliccia d'ermellino bianco. È sempre sorprendente la figura di Martino, per come è stata ricordata. I gesti che si ricordano di lui penso che siano gesti di umanità, che sono da reimparare ogni giorno. È l'augurio che io faccio. San Martino rappresenta questo, a seguito certo del Vangelo di Gesù, ma è un linguaggio universale quello di Martino, al di là delle professioni particolari di fede. Quello dell'amore e della carità è il vero annuncio da portare.